paragonare un'altra presenza di quelle ormai assidue della Fiera Nazionale del Panettone. Quali le novità di quest'anno, Mario? Sì, quest'anno abbiamo presentato il Nero Sublime, che è un panettone con del cioccolato di Modica e delle fragoline di Bosco, glassato al cioccolato fondente. Sotto la glassatura di cioccolato fondente c'è una confettura di fragoline di Bosco. Nella confezione c'è una crema di cioccolata di Modica con lo spalmino accanto. Mario, quest'anno tante presenze, tra l'altro l'importanza di un concorso che prevede la giuria popolare. Che ne pensi? Il pubblico, diciamo, migliore? Il pubblico è sovrano in queste scelte, quindi a loro la scelta. Senti, come si individua un bravo maestro pasticcere? Ci si nasce, ci si diventa? Secondo me ci si diventa, con gli anni, l'esperienza appunto che si matura lavorando intensamente, ci sono poi dei canoni che fanno sì che sì, come si può dire, si cresce sì, appunto, professionalmente. Senti Mario, ovviamente questi sono soltanto i primi appuntamenti natalizi, ce ne saranno altri per la Fiera Sconara, vogliamo dare qualche anticipazione al nostro pubblico? Sì, veniamo da una mole di panettoni che si è svolta ieri e oggi, da Torino ci siamo spostati appunto a Roma, poi ci sarà un incontro al Re Panettone che mio padre con altri maestri terrà un dialogo, non so di preciso cosa su cosa, e poi vediamo, adesso siamo in fase di scopriremo più in là. Ultima cosa Mario, cosa vuol dire un mestiere che si tramanda di padre in figlio? In questo caso parliamo di Nicola e di Mario Fiasconaro. Passione soprattutto per la qualità, per le materie prime, umiltà, saper fare e scegliere i prodotti migliori. E noi ti ringraziamo e il tuo pubblico saprà darti il giusto premio.